con Pippo Maniaci e sua moglie Giusi. E ecco, la prima cosa che vorremmo chiedervi è come nasce il vostro lavoro, qual è appunto le particolarità dei vostri fantastici strumenti che realizzate. Grazie. PM Snare costruisce rullanti, per chi non ci conosce ancora, esclusivamente in legno massello, non ad hoc ma segmenti orizzontali, esclusivamente fatti a mano. La particolarità è anche la lucidatura del fusto, che viene fatto a cera. Siamo venuti qua a Batterica per presentare anche la nuova collezione. L'artista si è inventato una nuova attività. Una nuova attività e un nuovo rullante che si chiama Graffiti. Allora, parlaci un po' di questo rullante, come è composto? Ma è composto da segmenti, come ha detto Giusti, circolari. La particolarità di questo rullante è la verniciatura, che è una verniciatura fatta apposta per questo rullante, che si chiama Dark, ed è composta di 5 procedimenti, man mano che c'è il primo, fondo, sottofondo, insomma. Olio di gomito, olio di gomito. E ottimi risultati. Grazie. Qualche impressione invece su questa manifestazione, che cosa ne pensate appunto di questa splendida organizzazione che dà la possibilità, no, anche ad artigiani, così come a grandi brand, di poter esporre i loro prodotti? Certo, è una vetrina assolutamente importante, anche per noi stessi piccolini, confrontarci con nomi così grandi, ricevere pubblico, esatto, ricevere un pubblico così attento e interessato, che si avvicina anche al piccolo artigiano, ci fa sentire grandi, ci fa sentire grandi. Certo, ben organizzata, i due eventi insieme, come dire, si equilibrano a vicenda, si compensano a vicenda e fanno un tutt'uno, Elettrica e Batterica. Sì, sì, sì. Musicisti giovani e meno. Esatto, bravi. E grandi nomi di artisti che abbiamo visto in questo. Che abbiamo visto, sì. Sentito. Roberto Catto, per citare uno, Bobo Baruffardi, Gianni Riccardo, insomma, tanti altri lui, pure lui, Gabriele Morcavallo, dalle retrovie. Allora, noi vi ringraziamo. Grazie tantissimo a voi per questo vostro intervento e grazie, speriamo di vederci presto. Prossimo anno sicuramente. Sicuramente. Ancora più agguerriti, giusto? Sempre più agguerriti, con i vostri fantastici prodotti. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, ciao.